Un buongiorno a tutti gli enduristi. Oggi Enduro Blogger è in gas gas in compagnia di Tommaso e Paolo della Wosner perché vedremo un tutorial su come si cambia un pistone dalla A alla Z. Non ci saranno più scuse. Partiamo. Allora, la moto adesso è stata smontata, quindi via serbatoio, via sella, via tutti quelli che sono i supporti che vanno al motore in modo da poter lavorare in maniera libera sul cilindro. Tommy, adesso cosa stai facendo? Adesso stiamo rimuovendo il carter accensione perché andremo prima dello smontaggio a verificare lo squish, in modo che se si vogliono fare dei cambiamenti si possono fare. Rimuovere il carter accensione ci permette di girare il volano e andare poi a cercare il punto morto superiore. Ma per chi non sa cos'è lo squish? È la distanza che rimane tra il pistone e la testa quando il pistone è al punto morto superiore. Mi sembri preparato, ok. Bene, abbiamo rimosso i bulloni che tenevano la testa, adesso senza rimuovere il comparatore portiamo via la testa. Ed ecco apparire il nostro pistone. Immediatamente andiamo a verificare lo stato degli o-ring. Ok, rimuoviamo il coperchio e qua abbiamo il comando della valvola di scarico. Adesso abbiamo rimosso i due coperchi della valvola, adesso bisogna sganciare il rinvio della valvola. Facciamo attenzione che il rinvio è tenuto da questo piccolo fermetto. Un trucco, lasciamo una calamita in giro, perché se questo fermetto cade potrebbe cadere dentro il motore. Rimosso i coperchi e l'aggancio valvola, adesso smontiamo i quattro bulloni che tengono il cilindro al basamento. Ok, adesso che abbiamo rimosso il cilindro, il primo intervento che salva sempre la vita è mettere della carta pulita all'interno del carter pompa in modo che non possa cadere dentro né sporco né eventualmente il segger quando smontiamo il pistone. Rimuoviamo il segger che tiene il pistone, sfiliamo lo spinotto e finalmente avremo il pistone in mano. La parola passa a Paolo della Wosner. Come ti sembra questo pistone? Di base è un pistone che ha lavorato bene, vediamo che ha ancora dei residui del mollicotto, del coating che danno superficiale sul pistone. Sulla parete di scarico e sulla parete d'aspirazione, dove il pistone ha più sfregamento, inizia a consumarsi. Il verdetto della misura del pistone lo dà soltanto il comparatore, misurandolo, però sicuramente ha lavorato, è un pistone che ha lavorato bene. Ha una carburazione leggermente grassa oppure un utilizzo abbastanza amatoriale, quindi non in campo da cross, quindi a bassi regimi perché ci sono delle incrostazioni, ma è normale, è giusto che ci siano. Come potete vedere su questo pistone, nella parete, dalla parte dello scarico, ci sono alcune righe che non sono di grippaggio, ma sono di corpi esterni, aspirati dalla luce di scarico del motore. Queste righe si possono evitare con un piccolo trucchetto mettendo del Teflon sopra gli OR di modo che venga sigillata la luce di scarico e si evita che la polvere e diciamo, le piccole particelle entrino nel motore. Adesso abbiamo pulito il pistone che abbiamo smontato, abbiamo pulito anche la testa sul bordo esterno dalle incrostazioni. Per misurare il nostro squish, non abbiamo mai rimosso il comparatore. Adesso semplicemente andiamo a fare una nuova lettura. Quindi appoggiamo il pistone. 1, 2, 3, 3,20, 3,23. Ok, andiamo a scriverlo sul nostro foglietto. Misura 1, che è quella che avevamo preso con la testa montata. Misura 2, quella che abbiamo fatto adesso, la differenza, vabbè, qua è scritto al contrario, comunque viene 1,70. Quindi la nostra altezza di squish è
e 1,7, 1,7 mm. Questo per gas gas è buono perché varia a seconda delle case l'altezza di squish corretta, a seconda dei vari modelli. Dovessimo variare questa misura perché il nostro squish è troppo basso o troppo alto, si può intervenire con le guarnizioni di base cilindro di varie misure. Questo come si traduce in termini pratici di risposta della moto? Normalmente più la moto è schiacciata, cioè più lo squish è basso, più la moto è pronta, spesso diventa anche rabbiosa e meno allunga. Al contrario, viceversa, più abbiamo lo squish alto, più la moto come risposta è morbida e in alto allunga di più, perché abbiamo comunque meno compressione.